vediamo invece quelli della cosiddetta terza generazione. Quelli della terza generazione sono tutti, sono invece i figli della legge, quello che io chiamo la legge bavaglio dei pentiti. Nel 2000 viene fatta una legge che è figlia a sua volta di quella campagna di stampa, di denigrazione del fenomeno del pentitismo, e quindi è una legge ispirata da un profondo pregiudizi nei confronti dei pentiti, e che quindi determina un sostanziale esaurimento del fenomeno. Oggi i pentiti ce ne sono pochissimi, i pentiti della terza generazione sono o pentiti di piccola statura, di piccolo rilievo, piccoli criminali che iniziano a collaborare, e tranne un caso, l'unico caso di pentito, diciamo, importante della terza generazione è appunto Gaspare Spatuzza, che è un altro caso a sé, che nasce dal, invece da un processo di revisione critica della sua vita, che nasce dal momento in cui uccide padre Puglisi. E per la verità è un pentito con il quale mi è successa un'altra esperienza unica, a parte il fatto anche la particolarità di ritrovarsi davanti uno degli assassini, diciamo, del mio maestro Paolo Borsellino, perché Gaspare Spatuzza inizia a collaborare autoaccusandosi, senza essere mai stato coinvolto da nessuno. Lui si autoaccusa spontaneamente di essere stato quello il quale aveva rubato la Fiat 126, che era stata poi imbottita di esplosivo, ha fatto saltare in aria Paolo Borsellino, a sua volta mettendo Spatuzza con la sua confessione in crisi delle sentenze definitive, che si fondavano invece sulle dichiarazioni di un altro pentito, Vincenzo Scarantino, rivelatosi invece un pentito fasullo, un falso pentito che si era autoaccusato falsamente di aver organizzato il furto della 126, per ragioni che ancora sono oggetto di indagini, dietro al quale ci sono probabilmente dei gravi depistaggi anche di apparati dello Stato. Bene, il Spatuzza si autoaccusa di questa cosa e inizia raccontando anche questo omicidio di padre Puglisi. Una delle poche volte in cui ho visto un mafioso, diciamo ex mafioso perché pentito, un mafioso piangere, ed è anche questa è un'esperienza unica, perché i mafiosi non piangono mai, né pentiti né non pentiti. Il caso di Spatuzza, appunto, dicevo, un caso unico, e ha delle particolarità e singolarità anche le vicende relative alla revoca della sua protezione, che è stato oggetto di, come noto, di polemiche politiche. E questa, rispetto a questa cosa sarebbe lungo esaminare il dettaglio, ma dico solo due battute, che è quello che scrivo nel libro. Spatuzza è il collaboratore di giustizia più importante degli ultimi anni, quello che appunto sta contribuendo a scoprire la verità sulle stragi di Alla Media. È l'unico pentito di spessore criminale grosso, rispetto agli altri sono di piccola levatura, e questo provvedimento della Commissione Centrale di Protezione, che gli ha revocato la protezione, è quindi un paradosso, perché c'è la conseguenza paradossale che ci sono pentiti, diciamo così, di serie C, che sono protetti come pentiti di serie A, e lui, che è un pentito di serie A, non che sia un merito di serie A, ma comunque perché era criminale di primo livello, però è un dato di fatto, viene protetto come un pentito di serie C, anzi meno ancora. Questa è una conseguenza paradossale di questo provvedimento. Perché è stato emesso questo provvedimento di revoca della protezione? È stato emesso perché si accusa Spatuzza di aver violato la legge, quella legge che dicevo io, che io chiamo la cosiddetta legge bavaglio, che è una legge che prevede che il pentito debba dire tutto quello che sa entro 6 mesi. In questo caso specifico, Spatuzza aveva detto quasi tutto entro 6 mesi, e cioè in particolare aveva detto entro 6 mesi che i Graviano, uno dei fratelli Graviano, i suoi capi, gli avevano detto, nel pieno della stagione stragista del 92-93, gli aveva detto che Cosa Nostra aveva risolto i suoi problemi perché avevano avuto delle garanzie politiche. Questo è quello che dice entro i 6 mesi. Superati i 6 mesi,
Spaduzza ha integrato, diciamo, le sue dichiarazioni dicendo che Graviano non gli aveva detto solo questo, gli aveva detto solo che aveva avuto le garanzie politiche, ma gli aveva fatto anche i nomi dei politici da cui sarebbero arrivate queste garanzie. E i nomi dei politici erano quelli dell'attuale presidente Premier Berlusconi e del suo braccio destro Berlutta. Quindi la sua integrazione è stata relativa a questi due nomi, sicuramente una cosa non secondaria, nomi pesanti, però va anche detto che la circostanza, dalla sua essenza, lui l'aveva già dichiarata. Per cui si è creato una divergenza, diciamo, interpretativa su come si deve applicare la legge in questi casi. Nel caso in cui un pentito dice tutto su un episodio entro i 6 mesi, ma fa un'integrazione a quell'episodio aggiungendo dei nomi che non aveva fatto prima, questa costituisce una violazione che determina addirittura l'arrivo della protezione o no? La posizione delle procure, di tre procure, credo le tre procure più importanti in Italia in tema di mafia, cioè la procura di Palermo, la procura di Caltanissetta, la procura di Firenze e anche il procuratore nazionale antimafia, la procura nazionale antimafia, era che questa non costituisse una violazione di revoca della protezione. L'opinione della Commissione Centrale di Protezione presieduta dal sottosegretario di Stato, vice ministro praticamente, onorevole Mantovano, è stata invece di opinione diversa e quindi anche qui con un'anomalia, con una originalità, diciamo così, e cioè con una decisione a maggioranza, la Commissione Centrale di Protezione, quindi non all'unanimità, la Commissione Centrale di Protezione, con il voto contrario di alcuni magistrati che sono componenti di quella commissione, ha deciso di revocare la protezione. Io dico nel libro che a me sembra una cosa assurda, dico al di là se il provvedimento è giusto, però è il risultato che è assurdo, è paradossale, che un pentito così importante, cioè il pentito più importante, venga tolta la protezione. E in un momento in cui, ad esempio, la vedova Borsellino, Agnese Borsellino, ha fatto un appello agli uomini della mafia che sanno, perché dicano tutto quello che sanno sulla stagione delle stragi, e gli uomini dello Stato che possono, perché facciano tutto, perché venga fuori la verità sulle stragi. Io credo che non è questo il migliore dei modi per dare, diciamo, seguito e sostegno all'appello di Agnese Borsellino, e allora dico che bisogna restituire la protezione a Spatuzza e dare un segnale che attraverso la restituzione della protezione a Spatuzza, un segnale forte, un segnale politico forte, che si vuole tutta la verità sulle stragi, qualunque essa sia, e non dare adito a sospetti, e cioè al sospetto che non ti nascondo, cioè può esserci questo sospetto che si sia usato la mano un po' più pesante, un po' più rigorosa nei confronti di Spatuzza, non perché Spatuzza ha violato i 6 mesi così con una qualsiasi dichiarazione, ma perché ha violato i 6 mesi proprio facendo dei nomi che sono nomi che non avrebbe dovuto pronunciare, perché poi si crea il caso che, giusto, il caso vuole che lui ha parlato del capo del governo, di quello stesso governo di cui e sottosegretario il presidente della commissione che ha revocato la protezione, quindi si crea, diciamo, una situazione un po' di cortocircuito istituzionale.